Michele Moretti, amministratore delegato di Fincons Group, che però non è un'azienda pugliese, però ha investito pesantemente qui. Ecco, allora io volevo partire, Moretti, vediamo un po' se riescono a farmelo vedere, dovrebbe essere in collegamento con noi. Ecco, buongiorno. No, ecco, l'idea è intanto capire, voi avete investito pesantemente qui in questa regione e tra l'altro, a proposito di investimenti fatti proprio in questo periodo di difficoltà, di lockdown, voi siete proprio in mezzo a un percorso di raddoppio del vostro quartier generale di Bari con prospettive di crescita interessanti. Mi pare che voi siate 700, ma lo spazio che state costruendo è addirittura per 1000 persone. Ecco, siete pentiti di questo investimento alla luce di quello che sta accadendo o invece il trend vi dice che avete ragione? Intanto buongiorno a tutti quanti, Michele Moretti, quindi CEO di Fincons Group. Mi affianca in questo percorso mio figlio Francesco, che ormai è con noi in azienda da oltre 15 anni e si occupa, quindi mi affianca in tutto il percorso nazionale, ma soprattutto nel percorso internazionale, quindi arrivo anche alla sua domanda. Giusto per sorridere un po', c'è suo figlio che si chiama Michele Moretti come me e ha già cominciato a mettere i passi in azienda a 4 anni, ogni tanto viene nel mio ufficio e disegna le strategie per i prossimi anni. Scusi la... Ora, per quanto riguarda la domanda che mi ha fatto, non siamo affatto pentiti, è un percorso che abbiamo iniziato, abbiamo iniziato un percorso su una strada che porta a cercare di essere, di presidiare mercati non solo nazionali ma anche internazionali. Sono passato da un'esperienza di un delivery center a Bucarest per 5 anni. E quindi alla fine abbiamo deciso di chiudere questo delivery center in Romania, ma di aprirlo a Bari. Io sono nato a Bari, ho fatto gli studi a Bari, anche se poi come un po' di persone sono dovuti emigrare per cercare in quegli anni posti di lavoro al nord e quindi sono arrivato a Milano. Delivery center di Bari che non è un delivery center come nell'accezione che uno può immaginare, quindi non è l'offshore, non è un nearshore, ma è uno smart shore, come chiamiamo noi, perché non abbiamo solo sviluppatori a Bari. Abbiamo gente che pensa, gente che studia, che fa studi di fattibilità per aziende non solo italiane e che pertanto quindi viene favorito questo processo che invita aziende internazionali, ripeto, non solo italiane, spesso a venire a Bari, a visitarci prima di darci dei contratti di lavoro. Sono esperienze vissute l'anno scorso, per esempio, una società tedesca, Burda Forward, un publisher molto importante nella Germania, cercava un delivery center e ha fatto una richiesta in tutta l'Europa e alla fine hanno scelto noi, anzi hanno scelto di fare una loro sede anche a Bari in stretta collaborazione con noi. Ma non solo, nell'abbrivio di questa cosa, quando invitiamo i clienti a visitarci prima di affidarci i contratti, di recente è l'ultima acquisizione di un grosso appalto con le poste svizzere, dove devo dire che ci ha favorito molto il nostro inserimento sulle poste italiane, dove abbiamo aiutato le poste italiane per un po' di anni e questi anni in maniera molto forte nella digitalizzazione, quindi in un percorso di innovazione che ha portato quindi la Fincons, ad esempio, a sviluppare nel corso solo di 3 mesi un telegiornale delle poste italiane che si rivolge ai soli dipendenti. Naturalmente adesso stiamo estendendo e implementando questo telegiornale che avviene ogni giorno, ed è possibile, tutti gli impiegati possono collegarsi, adesso lo stiamo implementando per renderlo anche pubblico, non solo ai dipendenti. Le poste svizzere, dopo aver visto quanto facciamo nelle poste italiane, anche loro hanno cercato in Europa una sede di delivery center, hanno scelto noi come primo fornitore che li possa aiutare nello sviluppo digitale dei loro processi. Ecco, lo sviluppo in Puglia, prima abbiamo avuto in collegamento anche il governatore Emiliano che ci ricordava i tanti contratti di programma. La Puglia, nelle regioni del sud, sicuramente è quella più attiva a intercettare le risorse europee e a scaricarle a terra in progetti poi di nuovi insediamenti per le imprese. Però, diciamo, uno, sì, forse un'azienda arriva lì magari perché c'è un incentivo iniziale, però se poi decide di investire e continuare ad aumentare il proprio personale, nel vostro caso da 700 a 1000 persone, c'è qualcosa di più. Ecco, che cosa avete trovato lì in termini di, diciamo, di sistema
che vi spinge a continuare ad investire in Puglia. Intanto che volevo dire che il titolo oggi, la Puglia che riparte, no? O meglio l'Italia che riparte, mi consente di dire la Puglia che continua, non che riparte. Perché la Puglia, almeno dal nostro punto di vista, noi siamo un'azienda di information technology, non si è mai fermata da questo punto di vista. Covid non è riuscita a fermare questo processo. Casomai è l'Italia che ha bisogno di ripartire in modo anche diverso. Per quanto invece riguarda la domanda che faceva lei, le posso dare soltanto dei dati. Nel 2019 a Bari sono state fatte 200 assunzioni tutte a libro matricola. 40% venivano dal mondo accademico e universitario, tutti neolaureati. Un altro 40% da pugliesi, quindi nati in Puglia, che erano non solo in Italia ma anche nei paesi europei. Con il loro desiderio magari di ritornare in Puglia, abbiamo favorito il loro ritorno proprio per creare dei team, non solo di neolaureati che quindi avviano un percorso di learning e quindi imparare, ma anche affiancati da senior esperti che hanno già mutuato esperienze importanti verso aziende importanti che quindi possono alimentare la crescita di questi nuovi talenti. Invece nel 2020 a settembre abbiamo assunto circa 70 persone, tutte ancora a libro matricola. Delle circa 700 persone che abbiamo a Bari, altri dati, 200 di queste lavorano soltanto per clienti svizzeri. 20 persone lavorano per gli Stati Uniti d'America. E lei immagina questi ragazzi, che a volte li invogliamo ad andare negli Stati Uniti. Ci sono ragazzi di Bari che stanno lavorando per Associated Press, che sicuramente lei conosce, che stanno lavorando per una grossa televisione americana e anche per la Bank of New York. Immagini questi ragazzi, talenti che sono usciti dal mondo accademico, che li abbiamo fatti crescere, l'entusiasmo che portano nel lavorare anche in altri paesi europei. Ecco, lei ci la Puglia non si è mai fermata, lei ci diceva. Ecco, abbiamo visto che in generale il settore dell'ICT è quello che ha sofferto forse meno di tutti, insieme magari all'alimentare, alla farmaceutica. Come si chiude il 2020 per voi a livello di gruppo? Anche qui le rispondo con un dato precedente. Dal 2007 leggo un dato preciso. Dal 2007 al 2019 la Fincos è sempre cresciuta a due cifre, tanto che abbiamo ricevuto un premio Felix, lei conosce perché fa parte del Sole 24 Ore, siamo stati premiati a gennaio a Milano come un'industria capace di essere eccellente non solo nei profitti ma anche nei bilanci. Adesso il 17 di novembre riceveremo un premio, questa volta a livello nazionale, sempre da una società del gruppo del Sole 24 Ore che ci premierà a livello nazionale. Nel 2020, come chiudiamo il 2020? Ogni anno facciamo un piano triennale. L'anno scorso, 2019, abbiamo fatto un piano budget per il 2020 che confermiamo completamente, per cui ancora una volta una crescita a doppia cifra, con i 160 milioni di fatturato dell'anno scorso. Quest'anno chiuderemo a 180 milioni di fatturato. Grazie Michele Moretti, quindi conferma, ecco, se vogliamo, riprendendo il sondaggio precedente, nella parte alta, quelle aziende che riescono a chiudere comunque in crescita il 2020, ecco, abbiamo sicuramente nel settore dell'ICT e includiamo Fincus, che ha investito pesantemente appunto a Bari.